contento che si faccia qui l'avvio ufficiale del corso di trattatazione, perché ha un valore simbolico. Sono contento di vedervi tutti in tiro, però la mia maggiore aspirazione è quella di vedervi veramente sporchi. Nel senso che questo è un corso di trattapesta e non un corso di psicologia. Quando ho cominciato a parlare mi sono preoccupato. E la conoscenza personale va benissimo, però voi state facendo un corso di formazione professionale sulla trattapesta. Tutta la Regione Puglia ha interrotto il suo percorso formativo dal punto di vista appunto più manuale, che è tipico per i corsi di formazione professionale che li differenziano rispetto alle attività scolastiche di tipo classico, e questo pesa notevolmente sullo sviluppo dell'intera regione. Anche il nostro piccolo segmento della cartapesta, che è un segmento di nicchia, ma nello stesso tempo è un segmento di grande appariscenza, sia nella manifestazione carriceresca con la dimensione dei carri, ma sia anche per il valore fortemente simbolico che ha la lavorazione della cartapesta a Lecce, per esempio, con piccola statuaria che però viaggia in tutta Italia o viaggia al di fuori. Allora, la circostanza che la Fondazione abbia avuto una capacità propositiva e abbia avuto anche il riconoscimento sostanziato nell'approvazione di un progetto, beh, è sicuramente un progetto, tra l'altro finanziato con 450.000 euro, che significa un progetto di grosso respiro, beh, è già di per sé un fatto molto positivo. Che poi al suo interno, cioè all'interno del progetto, vi sia anche la proposizione di un corso di lavorazione per apprendimento della lavorazione della cartapesta, beh, mi sembra che sia doppiamente. Qual è il rischio? Fortissimo. In passato si sono svolti dei corsi di cartapesta, sono circa 20 anni, forse più, credo che se ne fanno, penso fosse l'ultimo organizzato mio padre, ed è normale che da questi corsi poi non tutti spendano la loro vita nell'attività per la quale hanno espletato il corso. Il corso è troppo breve per poter impegnare una vita. Del resto, mi sembra che vedo dei volti, riconosco qualcuno che già si è sperimentato in passato nella lavorazione della carta testa. E quindi sarà l'obiettivo quello, più che di imparare, quello di arricchirsi, di approfondire la conoscenza della lavorazione. Il target specifico, però, che differenzia questo corso rispetto agli altri, è che mentre gli altri erano orientati su quella che è la nostra vocazione tipica, cioè realizzare carri e carrellate, questo è orientato più su una capacità, anche sulla capacità di sviluppare impresa attraverso la lavorazione della cartapesta, quindi anche con la realizzazione, l'approfondimento dell'inventiva per la realizzazione di piccoli manufatti che non siano necessariamente legati alla nostra attività tipica, e cioè carne di carrellata. Bene, questa mi sembra una novità importante che distingue questo dai precedenti corsi e che probabilmente anche dà un maggiore spazio, per cui salutare e l'accoppiata con la manualità, della manualità alla capacità di creare impresa. Noi purtroppo a Putignano viviamo da troppo tempo la dipendenza del carnevale, quindi anche della manualità, dall'ente pubblico che direttamente o indirettamente, a seconda delle varie circostanze, gestisce il carnevale. Non può e non deve essere più così. Quindi va benissimo che vi sia una sperimentazione. Voi vi inserite in questo percorso di sperimentazione. Per cui tantissimi in bocca al lupo, perché possiate non solo apprendere tecniche, ma anche apprendere e avviare un meccanismo
intellettivo di rinnovamento rispetto ad un meccanismo ormai consolidato che purtroppo però è vecchio. E come tutte le cose vecchie, a un certo punto finiscono, cessano di essere vitali e di essere operative. In bocca al lupo, sporcatevi, e evitatevi magari quando siete ben unti di gesso, di no, e lo dico non così, è vero, non è soltanto una frase tanto per dire, ma mi farà piacere venire nel laboratorio, che penso sia quello che abbiamo messo a disposizione, e nel laboratorio così può anche a vedere come procedono i vostri lavori e anche incominciare ad essere partecipe del processo ideativo che certamente stando insieme voi elaborerete e che costituisce probabilmente, almeno dal mio punto di vista, costituisce la sfida maggiore. Quello che Davide ci mostrerà e che ormai conosciamo è una parte, ma con la tappapesta si può fare di tutto. Abbiamo scoperto nel nostro simbolo cittadino, il palazzo Romanazzi Carducci, che dei decori che apparivano molto belli, ma che a distanza, perché in una stanza così grande, una volta a distanza non vede bene, e che pensavamo fossero di gesso e che temevamo fossero andati distrutti, in realtà erano fatti di cartapesta. Per cui evidentemente nell'Ottocento qualcuno già aveva pensato di utilizzare la cartapesta come surrogato del gesso per fare quelle decorazioni. Quindi bene. Allora, gli spazi sono molteplici, sono veramente tanti ed è una sfida. È una sfida che noi possiamo cogliere, che dobbiamo cogliere, e voi ancora di più perché siete giovani e quindi avete in un certo modo anche l'obbligo di cimentarvi per dare degli apporti alla vostra vita, ma anche alla vita di tutto ciò che ci circonda. Quindi in bocca al lupo. Grazie.